Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Buonasera, bentornato Massimo Giannini, direttore di Radio Capital. Buonasera, bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora, avete sentito, Salvini e Di Maio hanno trovato ancora una volta il modo di andare d'accordo e anche stavolta, nel caso della prescrizione, la soluzione si chiama rinvio. A spese di chi? Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, il rinvio al 2020 della riforma della prescrizione, che come sappiamo è tanto cara al Movimento 5 Stelle, è una vittoria di Salvini? No, Salvini non vuole questa riforma. Salvini vuole mantenere la prescrizione esattamente come l'abbiamo avuta in questi 30 anni, cioè una garanzia di impunità soprattutto per gli imputati ricchi e potenti che possono permettersi avvocati che tirano in lungo i processi e danno irreparabile per i cittadini che subiscono i reati, per le vittime dei reati che non vedono mai giustizia. Il compromesso di stamattina, se ho capito bene, prevede che la riforma della prescrizione, che blocca la prescrizione al momento della sentenza di primo grado, venga approvata subito dentro il DDL anticorruzione del ministro Bonafede e che valga per i reati commessi dal 1 gennaio del 2020, quindi se ne rinvii l'entrata in vigore ma che entri subito nell'ordinamento questa riforma. Se invece l'avessero rinviata alla futura e futuribile grande riforma epocale della giustizia che hanno annunciato oggi, Campacavallo, non l'avremmo mai vista. Invece almeno siamo sicuri che questa cosa entra nell'ordinamento. È chiaro che sarebbe stato molto meglio che valesse per i reati commessi da domani mattina, ma nei governi di coalizione questo succede quando non si è d'accordo su cose così importanti, peraltro previste dal contratto di governo. Chiaro. Onorevole Meloni, lei è con Salvini o con Di Maio su questa riforma della prescrizione? Uno. E due, si parla continuamente di una crisi tra i due leader della maggioranza e poi però trovano sempre un accordo, come appunto si deve fare quando si sta in coalizione. Ecco, ma più loro si mettono d'accordo decidendo dei rinvii o decidendo insomma quello che portano i loro negoziati, meno hanno bisogno dei vostri voti, dei voti di Fratelli d'Italia, no? Ma guardi, sì, io devo dire che a me diverte sempre un po' questo fatto di questo racconto verso Fratelli d'Italia, per cui pare che noi siamo nell'anticamera, non lo so, di Gigino Di Maio o di Matteo Salvini, dicendo scusate, c'è spazio per noi. Guardi che noi abbiamo fatto una scelta consapevole quando abbiamo deciso di non entrare al governo, scelta consapevole che, dico di più, rivendico a maggior ragione oggi, perché poi al di là del fatto che si trovino le quadre o non si trovino le quadre, rimandando e facendo dei voli pindarici, delle cose che significano più o meno nulla, come del resto si è fatto anche sul contratto di governo, se oggi litigano sulla prescrizione è perché nel contratto di governo non c'è scritto né l'una né l'altra cosa, no? Quindi, ma io ogni giorno che passa, voglio dire, sono più contenta di aver fatto questa scelta, perché insomma, capisco anche la difficoltà di Salvini, insomma, quello parla del tunnel del Brennero, quell'altro vuole andare alla procura della Repubblica contro la manina, quindi contro il governo, quell'altro fa le battute sui ragazzi autistici di fronte al ministro degli affari sociali che ride, cioè insomma, io mi troverei obiettivamente in difficoltà e capisco le difficoltà di Salvini. Fratelli d'Italia è in una posizione francamente molto felice, che è quella di non dover né per forza dire di no né per forza dire di sì. Noi votiamo quello che ci convince, abbiamo per esempio sostenuto il decreto sicurezza. Questa riforma della prescrizione vi convince?
vince? Ma per ora non, mi sembra che sia abbastanza, insomma, anche lì un bel volo pindarico. Poi quando si vorrà parlare seriamente del tema, il tema è interessante. Io sono convinta che, per esempio, sono convinta che la riforma della prescrizione non possa prescindere dal tema della lunghezza dei processi. Cioè, ho paura che alla fine la incapacità della politica di riformare il sistema finisca per scaricarsi sui cittadini. Non sono per il fine processo mai, insomma, sono per il fine pena mai per gli assassini, che è un'altra cosa, ok? Però sono tutti temi molto seri che non mi pare si stiano affrontando con grande, diciamo, con grande alla fine serietà. E in ogni caso noi abbiamo appunto sostenuto i provvedimenti che condividevamo, caso di sicurezza, immigrazione, perché i voti di Fratelli d'Italia quando si garantisce sicurezza, lotta all'immigrazione irregolare ci sono. Non stiamo sostenendo le materie economiche, manovra, decreto dignità, perché non ne condividiamo la visione. Insomma, è una posizione molto felice poter avere mani libere nell'interesse degli italiani. Facciamo un po' la coscienza anche di Salvini, diciamo, di quello che, per cui gli italiani di centrodestra ci avevano votato. Massimo Giannini, torno per un attimo su questa riforma della prescrizione. Il ministro Bonafede ha detto che è epocale, e insomma i 5 Stelle cantano vittoria, Salvini e la Lega sono più, diciamo, più tiepidi. Per quanto ancora basterà un vertice tra Salvini e Di Maio per tenere in piedi il governo? Ma guarda, io penso che questa riforma, presunta riforma della prescrizione, che non è epocale, anche se nel governo giallo-verde qualunque starnuto è storico ed epocale, sia l'esatto paradigma delle difficoltà che incontra questa maggioranza a funzionare come governo del cambiamento. Perché? Perché hanno fatto un pasticcio, un compromesso a ribasso nel quale formalmente i 5 Stelle possono dire abbiamo la nostra riforma, ma formalmente anche Salvini può dire ma quella riforma entrerà in vigore soltanto quando sarà fatta la grande ricostruzione del nostro sistema giudiziario. Risultato: non cambia niente, hanno scontentato tutti, sia quelli che volevano la riforma subito. Davigo, per esempio, sì, Davigo oggi ha detto gli effetti entreranno in vigore quando io sarò vecchio, forse morto. Sarò morto. E hanno per contro scontentato anche invece tutti coloro che guardavano alla modifica sulla prescrizione con terrore, a partire dalle opposizioni, Forza Italia su tutte e PD in subordine. Allora, dico tutto questo per dire che il risultato è infruttuoso, così come lo sono tante altre misure che questo governo sta mettendo in campo, ma per l'ovvia ragione che Salvini e Di Maio sono costretti di volta in volta a fare cose che da soli non farebbero mai, però continueranno a farle perché non hanno un altro posto dove andare. Questo governo non può cadere, perché se cade non c'è alternativa. Non è che c'è il PD pronto a fare un governo con la Lega o meno che mai con i 5 Stelle, e Forza Italia è ridotta come è ridotta. Fratelli d'Italia, per quanto faccia, non può garantire autosufficienza a nessuno, e dunque andranno avanti finché le condizioni lo renderanno utile, soprattutto per Sorride Salvini. L'onorevole... Io penso soprattutto per Salvini. L'onorevole Meloni, la interpello subito, volevo solo sentire da Marco Travaglio se è d'accordo, quando Giannini scrive che è già arrivato l'autunno di Di Maio. Ma io lo sento dire da prima che nascesse Di Maio che è arrivato l'autunno. Io non aspetterei, insomma, io credo che molti leader vorrebbero in 5 mesi riuscire a realizzare punti importanti del loro programma come quelli che è riuscito a realizzare Di Maio. Io continuo a meravigliarmi del fatto che si dica che Salvini fa tutto Salvini. Che cosa ha portato a casa Salvini in questi 5 mesi? Un condonino fiscale che fa più sputtanamento che gettito, visto che è calcolato un gettito di 180 milioni all'anno, e un decreto sicurezza che invece di ridurre la clandestinità la moltiplica. Per il resto hanno fatto tutti i 5 Stelle, vitalizi, pensioni d'oro, decreto dignità, carcere agli evasori, questa anticorruzione nella quale ci sono l'agente infiltrato, ci sono i premi per i pentiti, cose che si chiedevano da 20 anni, il reddito di cittadinanza, l'ILVA, la chiusura dell'avvertenza dell'ILVA, il calcolo costi-benefici delle grandi opere che probabilmente metterà fine a questa fauchade del TAV Torino-Lione, il
blocco del bavaglio ai giornalisti sulle intercettazioni, il blocco della legge svuota carceri, ne hanno fatte di cose in questi 5 mesi, quindi poi a me sai dell'autunno, dell'inverno, della primavera o dell'estate di Di Maio, non me ne importa assolutamente niente, la mia posizione è molto laica, a me non interessa di che colore è il gatto, l'importante è che prenda i topi, se riescono ad andare avanti con questo ritmo io credo che alla fine coloro ai quali hanno promesso queste cose e quando vedranno che vengono realizzate e che si traducono in fatti concreti saranno contenti, poi c'è chi non è d'accordo su queste norme e le può contestare, ecco, ma certamente adesso... non si può dire che in questi 5 mesi Di Maio sia rimasto a girarsi i pollici, mi pare che anzi rispetto a Salvini abbia portato a casa molta più roba. Ecco, volevo chiedere all'onorevole Meloni se è d'accordo con questo bilancio che ha tracciato Travaglio. Guardi, e quanto durerà no, questo sono, governo? Non sono molto d'accordo con il bilancio che traccia Travaglio perché il Movimento 5 Stelle è molto capace nella comunicazione, ma chi capisce qualcosa di politica e di provvedimenti sa che dei titoli che Travaglio ha testé citato quasi niente oggi è una legge e quindi dire che sono stati portati a casa è eccessivo. Sento dei titoli come quello del taglio delle pensioni d'oro che Marco Travaglio sa essere una battaglia diciamo che io per prima ho portato in Parlamento, oggi il taglio delle pensioni d'oro non c'è. Non c'è, lo stesso Di Maio ha dovuto dire mi dispiace, cercheremo di fare qualcosa, ma ad oggi il taglio delle pensioni d'oro non c'è. Quindi vedremo alla fine di tutto questo percorso del governo che cosa sarà stato fatto. Io non sono tra quelli, conosco troppo bene diciamo, i tempi della politica per pretendere che tutto questo sia effettivamente fatto in 6 mesi, in 5 mesi e come si sa appunto le cose che mi piacciono le voto, le cose che non mi piacciono non le voto, ma ad oggi non c'è proprio niente. Cioè capiamoci, ecco, in questa legislatura, in questa mesi. Legislatura, beh insomma un po' di più si poteva fare, io dico solo questo, in questa legislatura l'unica legge di iniziativa parlamentare che è stata approvata si chiama legge Meloni ed è quella sui salva bebè, cioè per impedire che si abbandonino i bambini in auto. In 6 mesi è l'unica legge di iniziativa parlamentare che i 5 Stelle, la Lega, Fratelli d'Italia, il PD, cioè i partiti che sono in Parlamento sono riusciti a far approvare, grazie a tutti perché è stata approvata all'unanimità, quindi non è stato fatto moltissimo. Dopodiché posso dire una cosa, i tempi del governo, che è un altro tema che mi diverte tantissimo perché tutti a fare le cartomanti. Io penso, e non sono tra quelli che dicono Salvini stacchi la spina, il governo deve andare a casa, io tifo per l'Italia, se il governo fa bene deve rimanere, se fa male deve andare a casa, però forse qualcuno dovrebbe notare che dai provvedimenti del governo si evince che il governo intende andare a casa nel 2019, perché loro stanno facendo una manovra in cui in buona sostanza tutto si concentra nel 2019. Tutto. L'IVA è stata sterilizzata solo per il 2019, quota 100 vale solo per il 2019, che è una cosa curiosissima, no? Cioè se vale il principio che è giusto che io vada in pensione quando ho 62 anni e 38 di contributi, varrà sia che quei parametri li abbia nel 2019 sia che ce li abbia nel 2020, cioè o è giusto o è ingiusto, perché uno che ce li ha quei parametri del 2020 non deve avere diritto a questo, eccetera eccetera. Lo stesso reddito di cittadinanza non è una misura strutturale, che vuol dire, per chi sa leggere la politica, di solito quando tu scarichi 12 miliardi di clausole, che è quello che Renzi ha fatto con questo governo per sterilizzare l'IVA, lo stai facendo perché pensi che al governo ci sarà qualcun altro. Quindi io se dovessi da osservatore in questo caso interpretare le mosse del governo direi che loro non ci puntano molto a durare. Sei d'accordo Massimo? Guarda, io diciamo tendenzialmente non condivido la visione di Giorgia Meloni, ma in questo caso le do ragione. Meno male. No, ma certo, no, per carità. Ma in questo caso preoccupare. Le do ragione al 100% su tutta la linea, perché le cose che diceva prima Marco, considerandole già fatte, in effetti sono ancora nella mente di Dio, perché non c'è nulla che sia già arrivato al traguardo se non il decreto dignità. Aspetta Marco, scusa, fammi finire. Non c'è nulla che sia arrivato al traguardo se non il decreto dignità, i cui effetti partono dal 1 ottobre, quindi ancora non sono censiti né dall'INPS né dall'Istat. Per il resto sono davvero soltanto tutti titoli. E questo può valere tanto per i 5 Stelle quanto per Salvini, che a sua volta può rivendicare dei titoli, ma non ancora dei provvedimenti concreti, a partire dal decreto sicurezza che tuttora non è stato ancora convertito dal Parlamento. Verissimo anche quello che dice Giorgia Meloni a proposito della data di scadenza scritta sul barattoletto di yogurt che Salvini e Di Maio si stanno proponendo, perché anche se loro continuano a ripetere che dureranno tutta la legislatura e oltre, però questi indizi lasciano pensare quello che già da qualche giorno, da qualche settimana, un po' tutti andiamo dicendo e scrivendo, e cioè che
la deadline di questo governo, comunque vadano le cose, dovrebbe essere tendenzialmente il 2019, elezioni europee. Lì si capirà, una manovra oltre molto non elettorale, hanno un orizzonte cioè, oggettivamente, no? È una manovra molto elettorale questa qui, cioè una manovra dove non c'è una visione di politica economica della nazione, per la nazione, non c'è niente che guardi alla crescita. A porsi il problema, per esempio, che se tu non hai, che spendi i soldi in deficit e non hai, diciamo, non rispetti determinati parametri, avrai miliardi di euro di maggiori interessi a pagare sul debito. Ecco. Nessuno si pone questo problema, perché è come se loro guardassero solo alle elezioni europee. Mm. Votate alle elezioni europee e poi per il resto si vedrà. Ecco, a questo, che è una scelta, insomma. A questo proposito, onorevole Meloni, insomma, vorrei ricordare, e così do la parola a Marco Travaglio, che la Commissione europea ha rivisto le stime per l'Italia, dicendo che il deficit effettivo salirà al 2,9% e che la crescita sarà la più bassa in Europa. Il Premier Conte ha detto che questi sono scenari inverosimili. Marco. Beh, se vogliamo ricominciare a parlare di oroscopi, questi sono oroscopi. Cosa ne sappiamo noi se le previsioni di Conte o di Tria sono più azzeccate delle previsioni che fa l'Unione Europea? Lo potremo verificare soltanto quando si toccherà con mano l'effetto di questa manovra. È un continuo giocare sugli oroscopi. Io non ricordo una sola manovra finanziaria che abbia azzeccato le previsioni. Non ricordo neanche che l'Unione Europea abbia azzeccato le sue. Di solito i numeri sono completamente diversi. Dico che tutte le manovre che sono state fatte, una procedura di infrazione come quella che stiamo rischiando, non si è mai verificata nella storia. Per quello che vale, secondo te, Marco, non vale niente. Io posso anche essere d'accordo, però è il sintomo di un'anomalia che in passato non c'è mai stata. Ecco, quindi stavolta forse stiamo un po' esagerando. Se posso dire, però. Meloni rapida, poi lasciamo finire Travaglio. No, volevo dire che in questo caso sono d'accordo con Marco Travaglio, proprio anche sul tema dell'oroscopo, perché poi quando noi sentiamo parlare questi commissari europei, adesso non sarà d'accordo Giannini, così ripristiniamo, diciamo, i nostri naturali ruoli. Cioè, io quando sento parlare questi commissari europei, dopo che per tutti gli anni che noi abbiamo seguito le loro indicazioni, tutti i fondamentali della nostra economia sono andati nel cestino, io dico che è meglio l'oroscopo, cioè il mago Telma è più credibile di Oettinger, cioè di un commissario medio della Commissione Europea. Allora, esattamente come, scusi, sì. Voglio dire solo questo, le agenzie di rating ancora peggio, perché Moody's, che ci viene a spiegare che cosa dobbiamo e non dobbiamo fare e quanto valiamo, forse qualcuno dovrebbe ricordare che negli Stati Uniti ha patteggiato 900 milioni di euro per aver taroccato i mutui che hanno causato la crisi nel 2008. Qualcuno mi spiega perché io mi dovrei far fare la diagnosi da quelli che mi hanno passato la malattia? No, allora, cioè, la manovra la devono giudicare gli italiani. Poi la manovra, secondo me, è sbagliata, ma non perché ce lo dice la Commissione Europea, che non capisce niente. Marco Travaglio. Scusa, Travaglio. No, io stavo dicendo che è abbastanza stucchevole continuare a parlare degli oroscopi di questo o di quell'altro, perché noi in questo momento non sappiamo chi ha ragione e chi ha torto. Potremmo avere, intanto dobbiamo partire dal fatto che tutte le ricette che sono state approvate dall'Unione Europea hanno condannato l'Italia negli ultimi 10 anni ad avere la crescita più bassa d'Europa. Quindi se avremo ancora una volta la crescita più bassa d'Europa non sarà una novità, sarà nel pieno della tradizione. Semplicemente questa volta l'Unione Europea potrà dire, ve l'avevamo detto, le altre volte aveva sempre sbagliato le previsioni sulla nostra crescita, avallando manovre anche in deficit, anche con la flessibilità, che poi abbiamo pagato questa volta perché a furia di accumulare clausole di salvaguardia questi se ne sono ritrovate e già per un anno hanno faticato a neutralizzarle. Io però, scusate, ma vorrei capire che cosa c'è di aleatorio in quello che ho detto prima. Il decreto dignità è un decreto ed è in funzione, il reddito di cittadinanza è nella manovra finanziaria. No, non è nella manovra finanziaria, Marco. Ci sono, è in un collegato che non è che sarà presentato a fine anno, soldi, ci sono i soldi nella manovra finanziaria, dopo che tutti dicevano che non si sarebbero trovati i soldi. I soldi ci sono anche per la quota 100 delle pensioni. Neanche quella. Sì, vabbè, ma voi pretendevate che facessero tutti i decreti mandare in vigore tutte le norme? Marco, ti posso dire una cosa? Ci sono per fare
fare queste cose. Dopodiché, se per voi non è successo niente e tutto quello che abbiamo detto è falso, ditelo pure. A me risulta che la crisi dell'Ilva è stata risolta, a me risulta che gli italiani non ci sono più, a me risulta che il decreto anticorruzione con il carcere per gli evasori, l'agente infiltrato e domani l'emendamento sulla prescrizione sta in Parlamento, è un disegno di legge, lo devono approvare, è chiaro. Sto dicendo semplicemente che non è vero, non è vero che gli uni non fanno niente e gli altri fanno tutto. Allora Giannini, dopo le riunioni, aspetti rapidissimamente. No, io non ho mai detto che gli altri fanno tutto e questi non fanno niente, ci mancherebbe altro. Anzi, Marco, mi spingo a dire un'altra cosa. È positivo se non fanno tutto quello che hanno promesso in campagna elettorale, perché se lo facessero, altro che procedura di infrazione, verrebbero coi carri armati, ci porterebbero in galera per quello che stiamo facendo ai danni del popolo italiano. Quindi lo trovo positivo il fatto che ci sia un po' più di buonsenso e certe cose vengano spostate più in là. Basta che non si dica abbiamo già fatto tutto e tutto è storico. Per questo parlo di autunno di Di Maio. Ma io mai detto, ne parlo ne abbiamo così a caso, ne parlo governo, perché trovo che nel rapporto tutto squilibrato tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, fino ad ora chi si è svenato di più è stato il Movimento 5 Stelle, anche al prezzo di snaturarsi un po'. È esattamente il contrario. L'ultima cosa, e invece è esattamente il contrario. Vabbè, io la vedo così, tu la vedi in un altro modo. Però fammi finire solo una cosa sull'Europa. Solo una cosa sull'Europa e poi mi taccio. Tu giochi comodo, eh? No, no, ma io voglio dire, tu la vedi diversamente da me. Però mi pare che i sondaggi diano, per quello che valgono i sondaggi, riflettano questo squilibrio a favore di Salvini e a danno del Movimento 5 Stelle. Ma chi se ne importa? Allora, aspetta, ma guardiamo le cose che fanno, ma guardiamo le cose che fanno. A noi cosa ce ne importa se uno sale nei sondaggi o uno scende? Guardiamo le cose che fanno, se sono giuste o se sono sbagliate. Io mi batto da 20 anni proprio per la prescrizione, per la gente infiltrato, e meno male che la fanno. Anche io, ma non l'hanno fatto. Questo è il punto, Marco. Allora, è roba da manettari e adesso vi lamentate perché la rinviano di un anno. Dovreste essere contenti, avete detto queste corna della riforma della prescrizione non dopo io, che Marco, per 20 anni Marco, l'avete chiesta. Scusami, scusa, allora, non io sono sicuramente Marco, se finisci buona, rammaricati che la rinviano. Solo per intenderci tra di noi, finisci, sulla Massimo? Riforma della prescrizione io sono assolutamente d'accordo. E semmai mi rammarico perché viene rinviata e forse non si farà. Poi concludo sulla Commissione europea rapidissimamente. Un conto è presentarsi con un bilancio espansivo avendo le carte in regola per farlo, ma poi la manovra rispetto ai mercati e rispetto all'Unione europea adotta gli stessi principi che adotta un padre di famiglia. Se tu c'hai già un mutuo gigantesco per la casa dove abiti e vai in banca a chiedere un mutuo per farti la villa a Saint-Tropez, la banca non te la dà. Noi siamo esattamente nelle condizioni di quel padre di famiglia. E la Commissione europea, come i mercati, come il Fondo monetario, come la BCE, come la Banca d'Italia, come l'Istat, certificano tutto questo. Allora stiamoci attenti, perché rischiamo di fare un danno al popolo italiano. In questo dibattito, diciamo che l'unica cosa che condivido è la sovrapposizione tra l'idea di banca e quella della Commissione e l'idea di Commissione europea. Effettivamente si comportano tendenzialmente alla stessa maniera, non è detto che sia un bene da parte della Commissione europea, per cui io non credo che il nostro problema dovrebbe essere la procedura di infrazione della Commissione europea o tutti i ricatti o le minacce mafiose che la Commissione europea ci fa, quando ci sono nazioni che sforano i parametri molto più dell'Italia, delle quali nessuno parla e sulle quali nessuno ha il debito che ha l'Italia, ma l'Italia non è la nazione che andate raccontando. L'Italia è una nazione estremamente solida da tutti i punti di vista ed è una nazione che può permettersi di spendere qualche soldo in deficit. Il punto vero è, su questo invece sono d'accordo, che ci fai con i soldi in deficit, e io su questo non condivido il tema. No, cioè, lo spero che non sia uno scandalo il deficit, perché poi i soldi che ha speso in deficit Renzi, questi del governo da adesso se lo sognano. Non gliene parlo, ma c'era un tempo in cui quando gliene parlavo era molto felice. Quindi voglio dire, anzi, a me diciamo un po' preoccupa il fatto, e non mi è piaciuto del Movimento 5 Stelle, e non sono una per le politiche di austerity, si sa, che se festeggi con lo champagne perché hai sforato il 2,4, perché
a me quando Di Maio dice i soldi ci hanno detto sempre che non c'erano, invece li abbiamo trovati, vuol dire che non sai di che parli. Quando tu spendi soldi in deficit stai firmando delle cambiali, vuol dire che quei soldi non c'erano e che tu le cambiali le stai intestando a tuo figlio. Lo puoi fare se serve, ma è una scelta dolorosa, non c'è niente da festeggiare, e soprattutto i soldi dei tuoi figli li puoi spendere se fai qualcosa che lasci ai tuoi figli. Allora, spesa in deficit, giusto, sì, ma che ma mi ci fai? Io ti dico, giusto, per il reddito di cittadinanza, vi dico, io non sono d'accordo, anche perché il reddito di cittadinanza è una chimera, oggettivamente. Tutti vorremmo poter dare a tutti gli italiani milioni di euro, ma questo fatto che loro ti dicono ti do il reddito e mi taccio, ti do il reddito di cittadinanza, poi intanto ti faccio tre proposte di lavoro e se non accetti una delle tre proposte di lavoro ti tolgo il reddito. E tutto questo entro marzo. Scusa, Stato, ma se c'hai tre proposte di lavoro da farmi, ma perché non mi fai direttamente una proposta di lavoro? Perché il grande equivoco è che il reddito di cittadinanza viene venduto, beh, in Italia il lavoro c'è, ma non c'è incontro tra domande e offerte. Invece il problema d'Italia è che il lavoro non c'è. Se tu non lo crei, non ci sarà neanche dopo. Con i soldi con i quali noi oggi paghiamo il reddito di cittadinanza alla prima tranche di italiani che lo chiedono, perché poi lo chiederanno molti di più se si dovesse andare avanti, noi ci abbattevamo il cuneo contributivo di 3 punti. Voleva dire praticamente allinearsi alla media europea, voleva dire creare posti di lavoro, vuol dire avviare sono la crescita, vuol dire aiutare la gente. No, e questo è molto preoccupante. Vabbè, aspetti, però mi pare che invece questo si guardi molto alle elezioni, ecco, questo è il tema. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché siccome domenica a Roma si vota e è un referendum che sarà anche una consultazione sull'operato della sindaca Virginia Raggi. Sentite Pagliaro. Negli ultimi 9 anni l'ATAC, l'azienda di trasporti della capitale, è costata al contribuente italiano 7 miliardi di euro tra sussidi e perdite. Da 2 anni perde oltre 2 milioni al giorno, che sono a carico di tutti i cittadini che pagano le tasse, compresi i non romani. La produzione chilometrica è inferiore di circa il 16% rispetto a quanto prevede il contratto di servizio. Il tasso di assenteismo in azienda è superiore al 12%, vale a dire che quasi 1500 persone al giorno non si presentano al lavoro. L'anno scorso sono andati a fuoco 20 autobus. Nei primi 9 mesi di quest'anno gli incendi sono aumentati del 70%. In Europa e in altre città italiane il costo per vettura chilometro è di 2 euro e mezzo, a Roma è di 6. Da quando l'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici effettua le sue rilevazioni, i romani non hanno mai dato un voto di sufficienza a bus e tram dell'ATAC. Il concordato a cui l'azienda è stata ammessa alla fine del 2017 ha significato il congelamento di oltre 1,5 miliardi di debiti. A fronte di questo disastro, la risposta del Comune è stata quella di prolungare il contratto di servizio senza gara dal 2019 al 2021. Questo anche per scongiurare i possibili effetti del referendum promosso dai radicali, con cui domenica 11 novembre ai cittadini romani verrà chiesto se vogliono un servizio pubblico in cui il gestore sia scelto con una gara e sia diverso dal controllore, o se preferiscono che l'azienda continui ad essere di proprietà e controllo del comune. Chi vuole che le cose cambino vota sì. Marco Travaglio, quello di domenica è anche un voto sull'operato della Raggi? Assolutamente no, non c'entra nulla. Si tratta di decidere se aprire ai privati la gestione di un servizio e di un bene pubblico che i cittadini hanno pagato e strapagato. Cioè si tratta di vedere se vogliamo importare nel servizio di trasporto pubblico nella capitale il modello autostrade, dove i privati vanno a fare profitti sulle nostre spalle. Io penso che sia una soluzione che, se possibile, riuscirebbe addirittura a peggiorare un servizio già molto deficitario per gli scandali e per le ragioni che spiegava Pagliaro. Quindi personalmente mi auguro che il referendum fallisca, perché su certi beni e certi trasporti pubblici e comuni e servizi pubblici e comuni io spero che la si finisca di metterci i privati a lucrare, a prendere il biglietto per una rete che non hanno pagato e finanziato, esattamente come Autostrade per l'Italia e gli altri concessionari delle autostrade hanno fatto in tutti questi anni di scellerate privatizzazioni.
Il profitto in queste cose non ci deve essere, ci deve essere più efficienza, ma tutti i soldi che girano devono essere messi nel miglioramento del servizio e non in tasca ai privati. Allora, onorevole Meloni, lei voterà sì, quindi a favore della messa a gara dell'ATAC, oppure no per lasciare che i trasporti pubblici restino al Comune di Roma, e lei si ricandiderà quando sarà l'ora a Sindaco di Roma? Ma guardi, quando accadrà, può accadere, chissà quando, ne parleremo, insomma, non è proprio tema all'ordine del giorno per quello che mi riguarda. Sono concentrata sulle elezioni europee, prossimo obiettivo di Fratelli d'Italia. Credo che l'unica possibilità di costruire un'alternativa all'attuale governo sia, diciamo, avere una compagine di centrodestra rinnovato, rifondato, ridefinito, credibile, che possa, diciamo, smarcare, anche aiutare Salvini a, insomma, a smarcarsi. Quindi, a liberarsi. Sbaglia Berlusconi quando dice che Salvini ha tradito il programma del centrodestra? Guardi, la parola tradimento in politica la sento usare talmente tante volte che poi, obiettivamente, devo anche ricordare a Berlusconi che non è che quando invece lui faceva i patti con Renzi le cose andassero meglio. Dopodiché, certo, a me pare che, diciamo, Grillini e Lega si siano un po' divisi le competenze. La Lega ha costretto i 5 Stelle a seguirla sui temi dell'immigrazione, dai quali erano molto distanti, e per diciamo, di contro ha dovuto la Lega cedere sui temi economici, grande errore, perché noi rischiamo di pagarlo sul piano economico. Certo, questa non è la manovra che avrebbe fatto il centrodestra. Sul referendum di ATAC, Fratelli d'Italia si è schierata per il no, non perché non siamo contrari anche a una gestione privata di un servizio pubblico, ma per quello che diceva Travaglio, è giusto. ATAC andrà comunque a gara nel 2021, per oggi è sotto concordato fallimentare, mandarla oggi, diciamo, privatizzare oggi significa svenderla. E siccome io non sono d'accordo alla svendita, come non lo ero su autostrade, diciamo, ci penso due volte. Massimo? No, io intanto bisogna dire che non si parla di privatizzazione, questo referendum si riferisce appunto alla messa a gara, in teoria può vincere la gara anche un altro soggetto pubblico. Io penso che tenere l'ATAC com'è, appunto, con tutti i problemi che si porta dietro, un'azienda che ha 1,5 miliardi di debito, perde 2 milioni di euro al giorno, cioè il 50% dei mezzi fermi in deposito perché non hanno i pezzi di ricambio, francamente è un costo per i cittadini ormai. Quindi il fatto che si metta a gara, secondo me, non è di per sé sbagliato. Dopodiché, per quello che riguarda la Raggi, invece, io credo che non debba temere né il referendum né la sentenza, che la riguarda, perché tanto non si dimetterà. Però deve temere il malgoverno di questa città, che ormai è palesemente, diciamo, esplosa. Non serve un referendum per sapere che cosa è umano. La politica non è né penale e né quella del referendum. È politica. Basta, nient'altro che quello. Grazie. Grazie, devo chiudere. Grazie Marco Travaglio, grazie Massimo Giannini, grazie onorevole Meloni, grazie spettatrici e spettatori. Do la linea a Corrado Formiglia, al suo Piazza Pulita. Ci saranno molti ospiti, da Veltroni a Bersani a molti altri. E noi, come sempre, ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.